anni, oltre 80 partite internazionali dirette, è un funzionario del Ministero dell'Interno francese, ha diretto numerosissime volte le squadre italiane di club nelle coppe ed è alla quarta direzione di una partita della nostra nazionale. Ha diretto a Italia 90, Italia Cecoslovacchia 2-0 e Italia Inghilterra, finale terzo e quarto posto 2-1. Agli ultimi mondiali americani ha diretto la gara con la Bulgaria. Quindi complimenti e un affettuoso saluto all'amico francese Joël Quimiu. Tutto è pronto per l'esecuzione degli inni nazionali. La banda dei carabinieri sale altissimo, l'urlo della favorita. L'inno nazionale croato. Vedete i giocatori della Croazia con la mano sul cuore. Italiano. Affettuosa l'accoglienza di Palermo alla nostra nazionale per questo delicato confronto. Ed ecco le formazioni delle squadre. La Croazia schiera Ladic, Drašković, Jarni, Stimac, Jerkan, Bilic, Asanović, Prozinečki, Sukar, Boban e Jurčević. Lo schieramento iniziale prevede 5 difensori, 3 centrocampisti e 2 attaccanti. Manca nelle file della Croazia il temuto Boksic, attaccante della Lazio, e manca anche Signori, suo compagno di club. Entrambi sono infortunati. Formazione, come dicevo, quella della Croazia da prendere con le molle, soprattutto in considerazione del fatto che annovera nelle sue file i giocatori di notevole classe individuale. Ed ecco la formazione dell'Italia, Pagliuca in porta, i difensori esterni Negro con il numero 2 e Panucci con il numero 3, i difensori centrali Costa Curta 5 e Maldini 6, i centrocampisti centrali Albertini 4 e Dino Baggio 8, sulla destra Lombardo con la maglia numero 7, sulla sinistra Rambaudi con la maglia numero 11, le punte Casiraghi e Roberto Baggio numero 9 e 10. E sentite con quanto trasporto i palermitani accolgono l'annuncio della formazione nazionale italiana. C'è stato nel pomeriggio a Caltanissetta l'incontro tra le nazionali under 21 dei due paesi e i ragazzi di Maldini hanno vinto per 2-1 nei confronti della Croazia. Croazia che articola il suo gioco intorno a Boban e che ha nelle sue file molti giocatori che militano all'estero, in particolare Jarni nella Juventus, il libero Jerkan con l'Oviedo,
l'altro difensore centrale Bilic, che gioca nella Bundesliga con il Karlsruhe. Prosinecki, talento del centrocampo, che gioca in Spagna con l'Oviedo. Zucker, il cannoniere, che gioca pure nella Liga Spagnola con il Siviglia. Il già citato Boban del Milan e Jurcevic, che gioca con il Salisburgo. Ecco ancora la terna arbitrale francese. Nazionale italiana che gioca con il lutto al braccio per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nel nord Italia, in onore delle quali viene ora osservato un minuto di raccoglimento. Applauso che percorre tutta la penisola, qui da Palermo fino su alle terre che hanno subito la furia degli elementi in Piemonte, in Liguria, in Lombardia. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Come vi ho detto, è una partita da vincere per la nostra nazionale, onde evitare sorprese per il futuro. Partiti. Interviene subito Stimac, a centrocampo il colpo di testa di Albertini, poi Dino Baggio, il tocco è verso Lombardo che rientra. Ma Lombardo trova subito Marco sulla destra, effettua questo traversone sul quale è pronto il portiere Lavic. Il disimpegno a favore di Brajkovic. Il lancio profondo a cercare Jurcevic. Jurcevic è stato schierato nelle altre partite dell'europeo come difensore, oggi invece è attaccante, a testimonianza di una grande versatilità tattica. In panchina per la Croazia Ivic, ben noto anche ai tifosi italiani, ma il tecnico titolare è Ciro Blažević, che è squalificato. Intanto subito un intervento molto energico di Jarmi con ammonizione per il fallo su Lombardo. Dopo un minuto appena di gioco, intervento molto duro ai danni di Lombardo che vediamo a terra, vedete, ad opera di Jarmi, che viene ammonito dall'arbitro francese Joël Quinu. A bordo campo Lombardo, nulla di grave, si è già rialzato, chiede di poter rientrare, ha il consenso dell'arbitro. Battiamo questo calcio di punizione con Albertini. In profondità a cercare Baggio, cerca di fare da sponda, poi ancora Lombardo, nuovamente Baggio, chiudono i croati ed è Asanovic ora in possesso di palla. Si incrocia con Prosinecki, sempre Asanovic riesce a trovare spazio, il lancio in profondità, l'anticipo di Costa Curta, ancora Costa Curta. Vedete come aggrediscono in pressing a centrocampo i croati, il colpo di tacco da parte di Albertini, l'inserimento di Asanovic, la battuta lunga di Jarmi, poi Panucci, Prosinecki, si va a largo a centrocampo e fin da queste prime battute intensissime i croati fanno vedere di avere una capacità di palleggio notevolissima, ma non è una sorpresa. Intanto c'è un intervento irregolare ancora di Stimac. Il fallo su Rambaudi, che viene schierato a sinistra da Sacchi, si pensava potesse giocare come centrocampista esterno di sinistra Donadoni, Sacchi invece ha preferito Rambaudi, che ora viene messo in movimento e anticipato in calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina. L'intervento in copertura da parte di Brajkovic,
Roberto Baggio a battere il corner. 3 minuti di gioco, la favorita Italia e Croazia sullo 0-0. Parte la parabola di Baggio, esce il portiere Lagic, respinge. Il gioco è fermo, c'è stata una carica sul portiere croato e quindi riprenderemo con un calcio di punizione dall'interno dell'area di rigore della Croazia. Bilic. Praticamente la Croazia presenta una difesa imperniata sul libero Jerkan, ci sono altri due difensori centrali, Stimac e Bilic, e due esterni, Brascovic e Jarni. Naturalmente sono tutti elementi che si proiettano spesso a centrocampo, tanto c'è un intervento irregolare di Jurcevic ai danni di Maldini. Il calcio di punizione viene battuto da Panucci. 4 minuti di gioco, 0-0. A cercare Casiraghi, tenta l'aggancio, operazione non riuscita. Per la rimessa Bilic, mentre Jerkan è appostato alle spalle dei compagni nella posizione del libero classico. Ora va a effettuare la rimessa Brajkovic, giocatore che gioca a Fiume, ed ecco Prosinecki in azione. Viene disturbato da Dino Baggio, porta egli stesso il pallone in fallo laterale, ci sarà rimessa per gli azzurri, la opera Panucci, indirizzando su Costa Curta. Coppia di difensori centrali dunque formata da Costa Curta e Maldini. Sacchi fa un gran conto su questa accoppiata, intanto c'è lo scatto di Rambaudi, ma il pallone è troppo lungo e si spegne a fondo campo. Presenti in tribuna numerose autorità, a cominciare dal presidente federale Mattarrese, presidente della Lega, professionisti Nizzola, ed è presente in tribuna d'onore anche il ministro della famiglia e della solidarietà sociale, onorevole Guidi. Intanto il pallone arriva a Pagliuca, che effettua l'immediato rilancio, ancora un colpo di testa di Brascovic, poi Panucci che se la deve vedere con Jurcevic. Brascovic centralmente a favore di Suker, la combinazione con Asanovic, interviene poi il debuttante Negro, la palla è per Lombardo. Formazione rinnovata anche sotto il profilo anagrafico, quella di Arrigo Sacchi, ecco Maldini largo a cercare Panucci, va a chiudere Jurcevic, ancora Maldini, Negro, avanza Negro, largo per Lombardo, sovrapposizione di Dino Baggio, Lombardo non gli dà il pallone, Baggio era in fuorigioco, il cross di Lombardo e il pallone è deviato, Ladic, il portiere della Croazia, non fa in tempo a intercettarlo prima che superi la linea di fondo campo. Ecco che rivediamo, avete visto che Dino Baggio è rientrato dal fuorigioco, c'è la deviazione di Jarni e la palla quindi in calcio d'angolo, calcio d'angolo che viene battuto ancora da Roberto Baggio al suo rientro in nazionale, attesissimo stasera. Eccolo inquadrato in primo piano dalle telecamere delle squadre esterne Napoli 1 e 3 guidate da Tomasetti, palla fuori area, il tentativo di suggerimento per Prosinecki troppo lungo, la sollecita rimessa di Albertini per Costa Curta. Panucci, postato a sinistra, lancio profondo, chiude Bilic, si allunga il pallone, riesce comunque a ribatterlo prima che lo stesso esca, Asanovic, buono il pressing dei nostri a centrocampo, Maldini, ora Dino Baggio, Roberto Baggio, Jarni per la Croazia. Croazia ora che tenta di venire in avanti con Stimac, uno dei difensori centrali che vedete si sgancia, lancio in profondità a cercare Suker, temibilissimo cannoniere, gioca con il Siviglia, segna a ripetizione nel campionato spagnolo. Buon ritmo comunque in queste battute iniziali, avanza Panucci, si incrocia con Rambaudi, il suo traversone è respinto ed ecco Jerkan, sul quale chiude in fallo laterale Casiraghi.
Jurcevic, pallo su di lui. Per la punizione Bilic. Sono molto alti, con un ottimo impianto fisico tutti i difensori della Croazia. Anticipo di Dino Baggio, poi Casiraghi, Costacurta, Maldini, scatta in profondità Panucci, converge Rambaudi, il lancio a cercare Roberto Baggio in posizione irregolare. Bilic, Timac, Jarni, Lombardo su di lui, la rimessa dello stesso Jarni, giocatore della Juventus. Si fa vedere Asanovic, palla all'indietro per Yerkan, lo vedete sempre appostato alle spalle dei compagni in una linea difensiva molto coperta. Bilic con il destro per il tranquillo arresto di Maldini, che mette in movimento Negro. Costacurta, Maldini, Panucci, Albertini, Costacurta, Negro. Buono l'arresto di petto, ha la possibilità di avanzare il difensore della Lazio. Tocca centralmente verso Lombardo, ha chiuso bene Jarni, a centrocampo lungo il passaggio per Prosineschi, ne approfitta Rambaudi, ancora Negro. Sulla sua ala a cercare l'inserimento molto buono di Lombardo, battuta per il cross immediato e chiusura di Jarni. Ancora angolo, applausi. È una nazionale italiana che ha cominciato con buon ritmo. Vediamo ancora il tentativo di traversone di Lombardo e la chiusura in calcio d'angolo di Jarni, affollatissima l'area della Croazia, parte il traversone, il colpo di testa di Panucci sul fondo, sceglie ottimamente il tempo Panucci, riesce a trovare anche il pallone come vediamo in questo replay, pallone che termina non di molto alto. Bilic, Yerkan, Timac, vedete i tre difensori centrali molto larghi, gli altri due difensori a sinistra Jarni, a destra Brascovic. Tanto il gioco è fermo, Kiniu comanda un calcio di punizione per la Croazia. Lo batte Asanovic. Con il sinistro a cercare Jurcevic. Sorveglia la situazione Panucci, il pallone in fallo laterale, torna immediatamente all'indietro Jurcevic, mentre Panucci affida la palla a Pagliuca, il quale si è portato Sucar. Palla verso Lombardo. Tenta di far filtrare per Dino Baggio, che già in un paio di occasioni si è venuto sovrapponendo sulla destra a Lombardo. Verso Roberto Baggio il lancio, deve vedersela con Stimac. Lavora bene il pallone Baggio, poi lascia partire questo traversone sul quale Ladic si produce in sicura presa. Buon lavoro di preparazione di Roberto Baggio, buono anche il traversone, attenta l'uscita di Ladic. Ancora Roberto Baggio. Sul corpo di Lombardo. Il lungo lancio di Asanovic, l'intervento d'anticipo di Costacurta su Sucar. Per la rimessa Jarni. Sucar scivola, lo ferma Negro, Lombardo. Dino Baggio, Roberto Baggio di prima, molto bene per Albertini, allarga su Rambaudi, Rambaudi in profondità, Yerkan. Largo per Brascovic, Prosineschi,
Rovinečki è l'uomo di disturbo nelle file della Croazia, chiama in avanti ora Brajkovic, il suo suggerimento è intercettato da Rambaudi, buona la finta di corpo, il lancio quindi a cercare Casiraghi, Jerkan in vantaggio, Scaraventa in tribuna. Sentitissima dai croati questa partita con l'Italia, c'è naturalmente uno stimolo anche di carattere nazionalistico, la Croazia è diventata Repubblica Indipendente da poco. C'è un solo precedente tra le due nazionali maggiori, risale al 1942, quando a Genova l'Italia vinse per 4-0. Sono trascorsi intanto 14 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0 ed è Panucci che va a effettuare la rimessa. E l'iniziativa di Rambaudi frutta un altro angolo all'Italia, Roberto Baggio. Il suo cross, il colpo di testa di Bilic, la palla per Schucker, laborioso il controllo e poi pallone scaraventato in tribuna. Vedete Arrigo Sacchi, accanto a lui in piedi, Carmignani, Negro per la rimessa, non sembra avere risentito la tradizionale emozione del debutto. Roberto Maggio, Negro, cerca spazio, due avversari su di lui, il raddoppio, Boban poi ad anticipare Roberto Maggio. Boban è l'indiscusso leader di questa formazione, ecco il suo colpo di testa all'indietro a liberare Jarni che con il sinistro tenta di beccare Schucker, Maldini appostato alle spalle di Costa Curta, serve Panucci, Panucci e Rambaudi. Buon lavoro di Rambaudi, preso poi nella morsa di due avversari, calcio di punizione, mentre vedete dolorante Costa Curta per il precedente scontro con Schucker. Albertini per Panucci, a chiudere Jurcevic, scivola Panucci, Jurcevic, ancora Panucci, doppio rimpallo e rimessa italiana. Roberto Baggio di prima in area, nessun compagno intuisce la sua intenzione. Colpo di testa di Maldini, Panucci ancora all'indietro, Maldini, Dino Baggio con il sinistro, gli stava venendo incontro Rambaudi, ha verticalizzato Dino Baggio e l'azione si spegne. Come già avuto modo di sottolineare, la Croazia è a punteggio pieno, avendo vinto due partite, 6 punti, dunque anche nel girone di qualificazione all'europeo vale la norma dei 3 punti a vittoria. Palla intanto per Maldini, Costa Curta, il suo destro verso Roberto Baggio, Jarni in anticipo in tribuna e non vanno tanto per il sottile i difensori della Croazia. Formazione che in serie di pronostico era considerata molto forte negli attaccanti e nei centrocampisti, piuttosto debole in difesa, in realtà poi i tecnici della Croazia, Blažević e lo stesso Ivic, hanno dato un'impostazione tattica molto coperta alla squadra che gioca, come ripetutamente detto, con 5 difensori e con il costante appoggio dei centrocampisti. Intanto c'è un calcio di punizione a favore della Croazia, sta per batterlo Timac che ha dato a Jerkan, da questi a Brajkovic, ancora Jerkan, Bilic, Jerkan, finalmente la battuta lunga, colpo di testa di Maldini,
Roberto Baggio allarga a cercare Rambaudi, buono l'arresto, evitato Jurcevic, ma tocca con un braccio Rambaudi a giudizio di Kiniu e quindi c'è calcio di punizione già battuto per la Croazia. Lo scambio tra Boban e Brajkovic, ancora Boban, lancio a cercare Jurcevic sul filo del palo laterale, non riesce a controllare il pallone Jurcevic e Panucci lo affida a Pagliuca. 18 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, Croazia molto attenta, votata finora a una gara di quasi esclusivo contenimento. L'iniziativa di Negro, la palla verso Baggio, l'anticipo di Skimac, lavora il pallone Zucker ma viene immediatamente fermato, ancora questa curta per Lombardo. Buono il passaggio per Roberto Baggio, l'ottimo arresto, la finta di corpo, il lancio in profondità a cercare Dino Baggio, l'uscita di Ladic. Vedete Ivic in piedi, sostituisce lo squalificato tecnico Ciro Blažević che è stato squalificato per intemperanze durante la partita di Coppa con la Croazia di Zagabria. Intanto Negro mette in mezzo ma il pallone viene intercettato da Jerkan. Boban, Brajkovic attaccato da Rambaudi, palla fuori. La Croazia dà l'impressione di essere molto ben disposta, pochi corridoi disponibili per la nostra nazionale. Ecco Costa, il lancio centrale, il colpo di testa di Bilic, l'intervento di Albertini a favore di Lombardo. Vedete il raddoppio di Prosinecki, il rinvio di Negro con disturbo di Šuker. Negro per la rimessa. Non si propone nessun compagno, il lancio su Lombardo, l'anticipo di Jarni, la palla per Prosinecki, ora per Boban, Albertini, Dino Baggio. Può mettere in movimento Panucci, su Panucci si porta subito Jurcevic, il suggerimento è per Casiraghi, la sponda per Albertini, il tocco all'indietro per Maldini, ancora Panucci. In profondità a cercare Casiraghi, Casiraghi e Jerkan. Esperto Jerkan protegge il pallone ma finisce per toccarlo per ultimo, così che c'è un nuovo tiro d'angolo per la nazionale italiana, mentre vedete il libero del Oviedo che non è d'accordo. Il traversone, il colpo di testa ancora di Bilic. Šuker Bilic, ora l'uomo più avanzato della Croazia è Prosinecki, anticipato da bel colpo di testa di Negro, Albertini, largo, Brajkovic, Panucci, molto bene, esterno per Albertini, poi rinvio di Bilic, affollatissima la difesa della Croazia, lancio di Roberto Baggio, la palla per Rambaudi, il cross immediato in una zona dove non ci sono maglie azzurre. 22 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0, la sagoma nota di Tomislav Ivic, è un po' il supervisore delle squadre nazionali della Croazia, stasera è in panchina al posto dello squalificato Blažević. Ivic è sotto contratto con il con la squadra francese del Monaco, autentico giramondo del calcio. Intanto c'è una rimessa per la Croazia, l'effetto a Šuker, dando ad Asanovic, su Asanovic Albertini, il lancio per Jarni in fuorigioco. Molto ordinata comunque la Croazia, con Asanovic, Boban e Prosinecki a centrocampo e i due difensori esterni Brajkovic e Jarni che si propongono sovente in aiuto del centrocampo. Anche Jurcevic torna, così che Šuker funge da
unica punta, il colpo di testa di Maldini, Asanovic, Bilic, Costa Curta, pallone scaraventato fuori, ma il gioco è fermo. Vedete l'arbitro Kinyu che sta tenendo Concione a centrocampo e Boban, correttamente il pallone è stato mandato in fallo laterale perché Boban era chiaramente intontito, ora si è ripreso Boban. Stimac, vedete altrettanto correttamente, restituisce in pratica la palla all'Italia. Vedete, sono presenti anche delle bandiere della Croazia. Croazia, terra che ha sempre dato grandi talenti allo sport, non soltanto nel calcio, nella pallacanestro, alla pallanuoto. Ecco intanto lo scatto di Jurcevic, il suo traversone, Pagliuca artiglia il pallone, per poco non ne approfitta Stucker. Momento di panico nella nostra retroguardia con Pagliuca che ha commesso una leggerezza, ha tentato di bloccare il pallone, come rivediamo, vedete, con un braccio solo, pallone che gli sfugge e lì Yerkan, ma Negro provvidenzialmente si rifugia in angolo. Tira della bandierina per la Croazia, sono molto pericolosi i croati nei colpi di testa, evitati proprio con un colpo di testa, il pallone era stato rimesso verso il centro dell'area e Jurcevic è stato anticipato dall'uscita di Pagliuca. Colpo di testa intanto di Maldini, la palla è per Casiraghi, per Roberto Baggio, fuori gioco, sì, c'è il fuori gioco di Rambaudi. Intanto vorrei coinvolgere Jacopo Volpi che è a bordo campo. Com'è l'umore sulla panchina italiana, Jacopo? Umore sulla panchina italiana, c'è grande grinta, c'è grande determinazione. Per quanto riguarda prima l'intervento di Boban, è stata una gomitata di Dino Baggio, però devo dire completamente involontaria. Sacchi sempre in piedi, come al solito resiste solamente 4-5 minuti seduti, però mi sembra rispetto alle ultime prestazioni della nazionale italiana un po' più soddisfatto. Naturalmente non arriva il gol, però c'è carica, c'è grinta, però Sacchi sembra, non dico tranquillo, perché tranquillo non può essere con una partita così importante, però un po' meglio delle altre volte. In effetti appare abbastanza viva e vitale la nostra nazionale. Schucker verso Jarni in controtempo, con la punta del piede riesce a toccare all'indietro, chiamando in causa Ladic, il portiere, che arresta e rinvia. Costa Curta. E c'è un intervento di Kinyu a comandare un calcio di punizione per intervento regolare di Schucker. Intanto Albertini, Panucci, Rambaudi, palla che carambola lì dietro, va a chiudere Maldini. In profondità un pallone che poi è toccato da Jurcevic, il colpo di testa di Bilic. Aiuta anche Brajkovic, poi è Yerkan che effettua questo lungo rilancio sul quale Schucker va alla caccia del pallone. Vedete, Schucker è temibilissimo, lo ferma Negro, buono il suo debutto. Albertini, Lombardo, Negro, Panucci, al solito lo chiude Jurcevic. Roberto Baggio, giudicato regolare l'intervento su di lui, Albertini, Jurcevic, Schucker, Prozineski. Bisogna stare molto attenti con questi croati. Costa Curta, Baggio, sponda di Casiraghi, poi palla offerta a Bilic, in profondità Jurcevic molto arretrato, per Pagliuca non ci sono problemi. Maldini, Panucci, Dino Baggio, Costa Curta, Maldini, Roberto Baggio di prima, Rambaudi, il rinvio di Stimaz. Ora Bilic, lunghissimo a cercare Schucker, bene ancora Negro, passaggio di ritorno di Dino Baggio, lo stesso Negro, Lombardo, Negro,
Costa Curta tentano di far girare il pallone i nostri difensori nel tentativo di trovare qualche varco nel dispositivo tattico della Croazia. Ancora Maldini in profondità a cercare Panucci, il colpo di testa di Brascovic, l'intervento di Bilic, la palla per Jurcevic. Gino Baggio su di lui. Asanovic ora. Largo a cercare Schucker. Lancio molto preciso. Buon lavoro di Schucker. Schucker converge. Cerca una soluzione. Prozinecki anticipato, netto da Gino Baggio. Roberto Baggio sul filo del palo laterale, il tocco all'indietro per Lombardo, la lunga battuta, palla che termina fuori dalla parte opposta, non l'hanno toccata né Brajkovic né Rabaudi, rimessa dunque per la Croazia con lo stesso difensore esterno Brajkovic, Subilic, Brajkovic, Maldini arresta prima di testa, poi di piede, evita Boban, riceve gli applausi del pubblico, da Rabaudi di prima per Panucci, il cross ancora di prima, il colpo di testa di Jarni che travolge Casiraghi, si continua. Gino Baggio, gara molto maschia, vedete il raddoppio immediato sul Lombardo con Casiraghi che dolorante si è rialzato. Una gara spigolosa, Roberto Baggio ancora in mezzo, il rinvio di Brajkovic, il colpo di testa di Dino Baggio, la palla per Albertini. Gioca con buona intensità comunque la nostra nazionale, ma gli avversari sono temibili. Avete visto ancora in copertura Jurcevic su Panucci. Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, Dino Baggio prova il destro, alto. Per la verità, quantunque gli azzurri abbiano giocato su buoni ritmi e con continuità apprezzabile, non è che siano riusciti a creare troppe occasioni da gol, a testimonianza del fatto che la Croazia è molto ben disposta. Maldini, Jarni, verso Schucker, anticipo di Negro, finora molto bravo, Jarni, nuovamente Negro, vedete con calma, mette giù, gli fa spazio Lombardo, questo lungo traversone sul quale Brajkovic arriva per primo, poi Bilic che evita Rambaudi, da Boban, da questi verso Asanovic in controtempo, tocca comunque Asanovic a favore di Šuker, buon palleggio Boban, destro di Boban a cercare Jurcevic dall'altra parte, arriva a sostegno anche Brajkovic, eccolo servito, palla poi data a Asanovic, Asanovic, Prozinecki, Asanovic, la copertura di Albertini, Negro, Roberto Baggio in ritardo anticipato da Boban, ora Jarni in posizione di ala sinistra, va Jarni, effetto il traversone, la chiusura in palo laterale, mentre Boban è rimasto infortunato a centrocampo, nulla di grave, però si prosegue, Prozinecki, ecco il suo traversone, Jurcevic, attenzione alla parte opposta, la conclusione e il gol della Croazia con Šuker. Lo avevamo ripetutamente detto che bisogna stare molto attenti con questi croati che passano in vantaggio al 32esimo del primo tempo, gol di Šuker dopo che sul cross da sinistra aveva prolungato Jurcevic, vedete Šuker lasciato colpevolmente solo, il suo tiro, c'è anche una deviazione, tocca Pagliuca, gol di Šuker e Croazia in vantaggio. Proprio Šuker, il più temuto tra i croati in mancanza di Boksic, ha portato in vantaggio la Croazia. Ora c'è un intervento irregolare su Dino Baggio, partita tutta in salita, in effetti l'Italia era partita
su grandi ritmi, ma non era riuscita a creare grandi occasioni. Palla ora in area ed è Stimac che la mette fuori. La rimessa di Dino Baggio per Lombardo, immediatamente fermato. Boban con il destro lunghissimo a cercare ancora Zucker, tenta l'arresto in bello stile, viene fermato addirittura da Negro che l'aveva seguito dall'altra parte, ora Albertini. Panucci. Lombardo, buono l'arresto di Lombardo ad anticipare Jarni, palla in mezzo, colpo di testa di Bilic, poi palla fuori dall'altra parte con Jurcevic prontissimo ad impadronirsene, a scaraventare lungo, e vedete che i centrocampisti difensori della Croazia molto spesso battono a scavalcare il centrocampo per imbeccare Zucker. Maldini. Rambaudi. Ancora Maldini. Dino Baggio. Costa Curta. Maldini. Si ferma Jurcevic ad aspettarlo. Con il sinistro Maldini, un cross che viene ribattuto da Bilic, per un attimo Albertini, poi Asanovic e nuovamente Maldini. Costa Curta. Partita intensissima. Maldini. Panucci, ancora Jurcevic di lui, va Panucci. Jurcevic è pronto in seconda battuta, Brascovic, scivola Jurcevic, Panucci trova il tempo per il cross, il colpo di testa è di Bilic, la palla fuori, Zucker. Si allunga un po' troppo la nostra nazionale, Zucker addirittura vede Pagliuca fuori dai pali e tenta di beffarlo con il tiro dalla lunga distanza. Pagliuca recupera, ha già messo in movimento Maldini, non c'è un attimo di tregua, bella partita. Albertini, il colpo di testa di Brascovic, il controllo di Boban, la sua rovesciata per il colpo di testa in anticipo di Costa Curta, poi quello di Casiraghi, di testa sempre all'indietro, Brascovic può controllare con le mani Ladic. Stimac. Ivic in piedi, colpo di testa di Lombardo, Casiraghi, Albertini, Baggio anticipato da Asanovic, ancora Asanovic, lancio per Zucker, in vantaggio Costa Curta. E in effetti, a parte il fatto che ormai le gerarchie internazionali sono tali per cui nessuna partita è facile, bisogna dire che questa Croazia, che non ha grandi tradizioni per il semplice fatto che non esisteva come squadra fino a qualche anno fa, ma tradizionalmente però il calcio croato era il serbatoio più ricco per la nazionale Jugoslavia, la Croazia, vi dicevo, è formazione sicuramente molto temibile. Negro, c'è fallo di Jarni su Lombardo, gioco fermo e calcio di punizione per gli azzurri quando siamo giunti al 36esimo del primo tempo e la Croazia conduce per 1-0. Rivediamo l'intervento irregolare di Jarni su Lombardo. Fate la punizione Roberto Baggio. Siete fuori Bilic. Albertini. Chiede il gioco pericoloso Zucker. Maldini lancia bene su Panucci, scattato a tempo. Mette giù il pallone Panucci, lo mette in mezzo, sfiora di testa Stimac e da quest'altra parte la rimessa è ora effettuata dal Lombardo. Costa Curta. Rambaudi e Brascovic. Rambaudi. Ancora un cross. Jarni in vantaggio su Lombardo, prolunga in fallo laterale il difensore esterno della Croazia e della Juventus. Lombardo ha lavorato bene finora, anticipato Roberto Baggio, palla buona, Boban, intercetta Dino Baggio, poi Stimac, Negro, ancora Boban, Lombardo direttamente in profondità per un intervento comodo del portiere Ladic.
giocano sì con buona intensità gli azzurri, ma non riescono a creare delle trame di gioco che mettano in qualche difficoltà l'organizzatissima retroguardia della Croazia. Costa Curta rilancia e poi scatta in avanti ad accorciare la squadra e a portare alta la difesa. Bjarni per la rimessa. Croati sono tra l'altro giocatori molto esperti, come vi ho detto ben 7 militano in importanti campionati europei. Boban, Asanovic, Prosinecki, Bjarni. Il centrocampo ancora a favore di Boban, che allarga per Brastovic, poi questo lungo rilancio in profondità, Negro con calma, Costa Curta, Albertini, Lombardo, Negro, Costa Curta, ancora su Panucci, troppo lungo. È una partita da interpretare anche con una buona dose di pazienza. Gli azzurri sono riusciti a imprimere velocità alla loro manovra, ma non sufficiente precisione. Ora Roberto Baggio anticipato da Yerkan, qui il rilancio termina in fallo laterale. Panucci vince un contrasto e batte un traversone che viene deviato in calcio d'angolo. Molto attivo Panucci sulla sinistra, buono anche da quest'altra parte Negro. Rari comunque i rifornimenti per Casiraghi, che tra l'altro è un giocatore sul quale l'Italia fa gran conto per i colpi di testa, ma deve vedersela con tre difensori centrali, Stima, Cercan e Bilic, che sono fortissimi sulle palle alte. Ora il colpo di testa è di Bjarni, che si gioca con grande accanimento. Costa Curta, colpo di testa Jurcevic, capisce tutto e c'è la possibilità del contrattacco per la Croazia. Si ferma Prosinecki, riceve il passaggio, combina ancora con Jurcevic. Vedete, giocatori che indubbiamente sanno ragionare in campo, i croati. Ora Boban rallenta mettendo in movimento Bilic. Bilic cerca il mobilissimo Šuker. Šuker, finta di corpo su Negro, scatto poi, palla al centro, intercettata da Costa Curta. Lombardo, è sicuramente una buona partita. Costa Curta. Panucci verso Roberto Baggio, casi Rambaudi, ancora Baggio, tre avversari su di lui, lo ferma Bilic, palla messa fuori. E vedete che i giocatori della Croazia alternano ora giocate in bello stile in punta di bulloni ad altri interventi con palla scaraventata in tribuna, a testimonianza del fatto che, come ripeto, sanno interpretare il momento tattico della partita. Costa Curta, Negro, Lombardo, batte male, anche in questo caso avete visto era stato saltato dal passaggio in profondità di Negro il marcatore naturale di Lombardo, Bjarni, ma immediatamente in seconda battuta è andato a chiudere il difensore centrale Stima. Cioè, bisogna dire che i meccanismi difensivi della Croazia sono molto funzionali. Tre minuti alla fine del primo tempo con la Croazia che alla favorita di Palermo sta in vantaggio per 1-0. Šuker ancora molto bravo, la palla è per Asanovic. Prosinecki dentro a cercare lo scatto di Jurcevic, palla troppo profonda, Pagliuca, l'immediato rinvio. Il colpo di testa ancora di Stimac. Asanovic, Albertini, Bjarni,
serie di rimpalli. Dino Baggio è rovesciata nel tentativo di mettere in movimento Lombardo, operazione non riuscita. E c'è da dire che la Croazia è molto motivata per un'infinità di motivi, e poi tradizionalmente i giocatori appartenenti all'area dell'ex Jugoslavia sentono molto gli impegni con la nazionale italiana. Costa Curta, intervento di Asanovic in fallo laterale. Boban, tentano il palleggio in disimpegno elegante i croati, stavolta non ci riescono, rimessa per Negro. Roberto Baggio, Negro, Albertini, scatta ancora Panucci, lancio centrale, colpo di testa di Bilic, poi Maldini che svirgola il rilancio con calma, Boban per Brascovic attaccato da Rambaudi, mantiene la calma, Brascovic è molto bravo, applausi del pubblico di Palermo a questa Croazia che sta dimostrando tutta la forza. Prosinecki dentro per Jurcevic, posizione regolare, parte il cross pericolosissimo, colpo di testa di Negro, Jarni, tiro svirgolato, pericolo per la nostra difesa, ora Asanovic, largo per Jarni, parte un nuovo traversone, c'è il colpo di testa alto da parte di Sukar, ma c'è da soffrire con questa Croazia che sta dimostrando appieno tutto il suo valore. Qui vedete il precedente cross di Jurcevic, il colpo di testa di Negro a anticipare Sukar e poi la battuta sporca per nostra buona sorte da parte di Jarni. Immagini ora di nuovo in diretta, colpo di testa ancora di Brascovic, palla che arriva a Panucci, Panucci a cercare Rambaudi ma Brascovic rientra, poi Panucci che anticipa Jurcevic, bello il duello fra i due. Va Panucci e c'è il fallo da parte di Brascovic. Tempo scaduto e siamo sotto di un gol, gol segnato da Sukar. Abbiamo attaccato in prevalenza, fatto il gioco, ma la Croazia, a parte il gol, è stata pericolosa anche almeno in un paio di altre circostanze. Perde palla ora Albertini a centrocampo, tenta di approfittarne Asanovic, viene immediatamente a sostegno Sukar. Ancora Asanovic, Boban, Brascovic, Jerkan, Brascovic, subisce fallo da Rambaudi, gioco fermo e calcio di punizione. Jacopo, come sono gli umori da quelle parti? Adesso chiaramente è cambiato molto, anche perché la squadra ha perso sicurezza, come già sottolineato tu, perché tutto quello che fa di buono nel centrocampo in su poi lo butta via con troppe indecisioni in difesa, con troppe amnesie. Ho visto Donadoni in piedi, che non so se sta facendo da terzo allenatore con Sacchi e Carmignano, eppure si è cominciato già il riscaldamento per entrare poi nel secondo tempo. Ed ecco il fischio finale del signor Kiyu, finale naturalmente per quanto riguarda il primo tempo. Vanno al riposo le nazionali di Italia e Croazia sul risultato di 1-0 a favore della Croazia. Il gol è stato realizzato al 32esimo da Sukar, la maschera di Arrigo Sacchi. Ora la linea va allo studio, durante l'intervallo poi Ignazio Scardina provvederà ad effettuare alcune interviste. Linea a Roma. Bene, siete collegati di nuovo in diretta con lo stadio della favorita. Ecco che sta arrivando Ignazio Scardina, che ha avuto qualche difficoltà evidentemente a reperire gli ospiti. Io gli cedo a Roma per un'altra serie di suggerimenti commerciali. Siete di nuovo collegati in diretta con lo stadio della favorita in Palermo. Siamo ancora nell'intervallo della partita tra Italia e Croazia, mentre il regista Tomasetti ci ripropone il gol. Vedete Jurcevic solissimo al centro dell'area e ancora più solo dall'altra parte Sukar,
che mette dentro nonostante il tentativo da parte di Pagliuca. Abbiamo visto due giocatori della Croazia assolutamente liberi all'interno della nostra area di rigore. C'è anche una deviazione forse di Panucci sul tiro di Sucar. Comunque la Croazia ha chiuso il primo tempo in vantaggio per un gol a zero. È naturalmente un risultato che ci lascia l'amaro in bocca, ma bisogna dire che la Croazia ha dimostrato appieno il suo valore, che d'altronde era stato già ventilato alla vigilia. Prevediamo ancora il gol della Croazia. Bisogna dire che è apparso abbastanza evidente nel corso di questi primi 45 minuti di gioco che la qualità dei singoli giocatori della Croazia è parsa in quasi tutti gli effettivi superiore rispetto alla qualità dei giocatori italiani. Naturalmente qui non è il caso di fare dei discorsi particolarmente approfonditi, tuttavia emerge la sensazione che i croati conoscano meglio il pallone, che poi dovrebbe essere lo strumento di lavoro per i giocatori di calcio, e ciò in qualche maniera può essere determinato anche dal fatto che quando sono ragazzini o in giovane età in Croazia giocano a calcio, mentre da noi troppo spesso si bada più alla preparazione fisico-atletica, grandi preparatori di ginnastica, schemi applicati ai ragazzi quando sono troppo giovani. E naturalmente questa può essere una delle cause. Poi i giocatori di calcio non è che possano essere così allevati in maniera particolare, ma sicuramente se da ragazzi, quando si è in giovane età, si acquista una familiarità, una padronanza di palleggio attraverso una costante applicazione proprio sul pallone, poi i risultati si vedono anche in coloro che hanno la fortuna di fare carriera. Bruno? Sì, dimmi Jacopo. No, l'unica notizia che volevo aggiungere è che, come avete detto voi, si sta scaldando Donadoni, però Arrigo Sacchi ha detto a Carmignani di far scaldare molto bene anche Di Matteo. Adesso non so se effettuerà entrambi i cambi contemporanei oppure se in questo quarto d'ora è cambiato qualcosa, però ha chiesto a tutte e due di scaldarsi, e difatti i due lo hanno fatto entrambi con grande intensità. Vedremo tra un attimo se Donadoni entrerà da subito o se Di Matteo o uno o l'altro. Intanto tu Jacopo naturalmente resta appostato lì nei pressi della panchina, intervieni quando vuoi, soprattutto per darci gli umori della panchina stessa. Ti ripetisco tutto quello che è lecito. Tra l'altro Jacopo, ho visto che anche Ivic, oltre a Sacchi, ha seguito la partita sempre in piedi con molta partecipazione emotiva. Sì, Ivic, ci vorrebbe una telecamera tutta per lui, purtroppo la partita, anzi come sta andando la partita, non ci consente di fare questo tipo di operazione televisiva, però lui si è sbracciato, ha fatto anche un po' di teatro davanti alla telecamera, si gira, saluta il pubblico, e dal punto di vista strettamente tecnico, per quel poco che sono riuscito a tradurre, più che dalle sue parole, naturalmente dalla sua gestualità, sta chiedendo ai suoi di giocare ancora più in contropiede, però di non lanciare subito lungo. Si arrabbia quando i giocatori non girano la palla, cioè vuole che sia un po' l'Italia a venire fuori per poi colpire in contropiede, come è avvenuto in 4-5 occasioni tra l'altro. Intanto la Croazia ha già tutti i suoi effettivi in campo, rientra ora anche gli azzurri ed è in campo con la maglia numero 15 Donadoni. Quindi fin dall'inizio di questo secondo tempo Sacchi manda in campo Donadoni, che era rimasto escluso un po' a sorpresa dalla formazione iniziale. E direi che è rimasto Rambaudi. È rimasto Rambaudi. Sì. Quindi Donadoni, vediamo di capire al posto. Sì, Rambaudi. E ora 45 minuti di gioco ancora, che è da supporre saranno particolarmente sofferti per la nostra nazionale. Ma forse c'è una sostituzione? No, la Croazia si presenta con i medesimi effettivi del primo tempo, Croazia che è in vantaggio per un gol a zero. Intanto posso dire che è stata buona la direzione dell'arbitro francese Quiniou, che come ripeto questa sera dirige la sua ultima partita internazionale. Finora l'Italia era stata fortunata con lui, speriamo che in questi
45 minuti che ci separano ancora dal fischio finale, gli azzurri riescono a rimediare a una situazione che si è venuta facendo pesante. Consultazione a vista di Kinew con i collaboratori partiti per il secondo tempo. Croazia 1, Italia 0. Subito un lungo lancio in profondità con Pagliuca che va a raccogliere il pallone e lo rimette lungo. Casiraghi ruba un pallone, va Casiraghi, Roberto Baggio al limite, due dribbling, il passaggio per Casiraghi anticipato, arriva Albertini sul fondo. E fra l'altro è rimasto confuso al momento della battuta ed è proprio Boban, il suo compagno di squadra nel Milan, che è andato a chiudere e vedete che Albertini resta dolorante a terra. Tra l'altro i due sono molto amici, indipendentemente dal fatto che giochino nella stessa squadra. Albertini è andato a battere forte, ha chiuso su di lui Boban, impatto tra i due giocatori, Albertini a terra. Speriamo che naturalmente non si tratti di nulla di grave. Come avete sentito da Jacopo Volpi, si stava riscaldando anche Di Matteo. Com'è Jacopo? Sperano di far rientrare Albertini? Sì, stanno ancora prendendo un attimo tempo, anche perché Di Matteo comunque continua il suo riscaldamento, stanno riscaldando anche gli altri, però quello che lo fa con maggiore intensità è sicuramente il centrocampista della Lazio. Ladic, intanto il portiere della Croazia, effettua il lungo rilancio. Jurcevic alla caccia del pallone, Panucci su di lui. Jurcevic, raddoppio di Donadoni, tocco all'indietro per Maldini. Maldini in qualche modo, ma proprio per Brascovic. Palla ancora in profondità, Maldini va a disturbarlo Jurcevic, la rovesciata per Panucci, la palla fuori e imbarazzi ricorrenti nei nostri giocatori. Stavolta la rimessa è per gli azzurri. Si gioca da due minuti e mezzo. Albertini intanto si è rialzato dall'impressione di poter riprendere Negro. In campo Albertini. Zoppica ancora un po'. Lombardo. Fermato da Asanovic. Gioco considerato d'ostruzione dall'arbitro Kinew e calcio di punizione per l'Italia. Viene a battere la Costa Curta. Largo per Negro, parte il traversone immediato, il rinvio di Yerkan, poi un fortuito rimpallo su Lombardo che resta anche intontito e la palla che si spegne a fondo campo. Bisogna dire che i palermitani hanno continuato a incitare la nostra nazionale, anche se naturalmente comincia ad affiorare un po' di delusione anche negli appassionati accorsi alla favorita. Šuker, Bjarni, Asanovic. È posizione di fuorigioco per Šuker, che forse non c'era. Vediamo. Sì, potrebbe essere stato il fuorigioco, ma sicuramente di poco. Intanto i croati, vedete, sono anche molto esperti, maliziosi, rallentano per quanto possibile il gioco in movimento e anche le operazioni di ripresa del gioco. Donadoni, Dino Baggio, Albertini, anticipato da Prosineschi, commette fallo Albertini. Primo piano per Prosineschi, giocatore che ha militato in gioventù nelle file della Stella Rossa di Belgrado e assieme a Stojković e Savicevic costituiva un trio delle meraviglie. Lombardo sbaglia, Šuker tenta di andare via, viene attaccato da Costa Curta,
L'arbitro lascia correre, palla per Lombardo, immediatamente intercettato. Poi la palla è per Maldini, il lancio verso Donadoni, il colpo di testa a seguire per Baggio, ancora combinazione fra i due, raddoppio immediato della Croazia, Juricevic, Prosinecki, Hasanović. Juricevic, Hasanović, ci sanno fare davvero. Attaccato e fermato da Dino Baggio, ora Lombardo in posizione molto centrale per Casiraghi, nessun problema per Ladic. 5 minuti e mezzo nel secondo tempo. Lanciato Jarni, anticipo di Negro, va a chiudere Stimaz. E vedete che quando è il caso sanno anche scaraventare il pallone in tribuna i croati. Tommy Ivic. Negro. Panucci. Juricevic, ancora Panucci, Maldini, Donadoni, ancora Donadoni, vince un paio di contrasti, la palla è per Casiraghi, tentativo di lancio per Lombardo, troppo largo, stava convergendo verso il centro Lombardo, lo ha servito invece sull'esterno Casiraghi. Bjarkan, il libero della Croazia, Dino Baggio, Negro, ancora a cercare un improbabile suggerimento per Lombardo e ora naturalmente comincia a sentirsi anche qualche fischio. Come ripetutamente detto, Palermo ha accolto in un caldissimo, affettuoso abbraccio gli azzurri, ma naturalmente nel momento in cui poi sul campo le cose non vanno per il giusto verso, è sacrosanto che il pubblico anche manifesti la sua insoddisfazione. Zucker, e miracolo di Pagliuca, grandissima azione di Zucker, poi Boban all'indietro, Jarni, Hasanović, Stimac, Jarni, Bilic, Prosinecki, Boban, Prosinecki, stanno giocando alla grande ora i croati. Zucker, parte il lunghissimo lancio dalla parte opposta, il colpo di testa di Negro. Boban scambia ancora con Bilic, largo a cercare Jarni, parte il traversone, in affanno Panucci, poi Donadoni che anticipa Juricevic. Momento difficilissimo per la nostra nazionale, Hasanović ancora, e vedete con quanta padronanza di palleggio i croati si affacciano alla nostra area, ora Juricevic è preso in sandwich fra due difensori italiani, il calcio di punizione viene comandato da Kiniu contro la Croazia. Donadoni. Roberto Baggio anticipato, riparte la Croazia, Prosinecki, troppo lunga la nostra squadra, largo per Juricevic, in mezzo per Prosinecki, Maldini lo ferma, Donadoni, si rende conto il pubblico di Palermo della difficoltà dei nostri giocatori e tenta di rincuorarli con questo caldo applauso. Lombardo, comunque una buona partita, la Croazia ha giocato benissimo, Lombardo non filtra il pallone, se ne impadronisce Hasanović, tocca largo su Boban, si ferma Hasanović, avanza Boban, gran movimento di Zucker, lancio verso lo stesso Zucker, in anticipo Pagliuca. Bruno? Sì, Jacopo. Albertini non ce la fa e sta per entrare Di Matteo. Colpo di testa di Casiraghi, poi Jarni, quindi Stimac, ora Boban. Sbagliato il tocco, Lombardo. Roberto Baggio, vedete la gabbia intorno a lui, così come era stato preannunciato dai tecnici della Croazia, c'è calcio di punizione, primissimo piano per Di Matteo che sta per entrare in campo, come ci ha annunciato Jacopo Volpi, al posto dell'infortunato Albertini.
mentre a terra anche un giocatore della Croazia e dovrebbe essere Hasanović. Sostituzione nelle file italiane, entra con il numero 14 Di Matteo, altro giocatore della Lazio al debutto, al decimo del secondo tempo. Tanto Hasanović è a bordo campo, la Croazia è momentaneamente in 10. Batte Roberto Baggio, colpo di testa bellissimo di Dino Baggio, palla sul fondo. Forse la più chiara occasione da gol. Rivediamo. Vedete il cross, il bel colpo di testa di Dino Baggio e palla fuori di pochissimo. Tanto Zucker riesce a colpire di testa, posta curta sul pallone. Maldini. Dino Baggio, profondo per Roberto Baggio, Jerkan, poi Brajkovic, quindi a centrocampo ancora dialogano i croati. Prosineschi, lancia da quest'altra parte di Boban per Jurcevic, arriva ancora Boban, quindi Prosineschi, Brajkovic, tocco all'indietro di Jerkan per il portiere Ladic che ribatte immediatamente di piede. Donadoni, Brajkovic, Prosineschi, Hasanović, anzi sì, Hasanović, poi Jarni, va Jarni, è in area, lo chiude Costa Curta, angolo per la Croazia. Intanto è rientrato il giocatore della Croazia che era rimasto infortunato, era uno dei difensori centrali, e precisamente Bilic. Va a battere dalla bandierina Prosineschi, grande agitazione, ed ecco che c'è una sostituzione nelle file della Croazia. Esce proprio Prosineschi ed entra in campo con la maglia numero 14 Mladenovic. Mladenovic al dodicesimo del secondo tempo al posto di Prosineschi. Mladenovic in campo, gioca con il Salisburgo in Austria. Ecco Mladenovic, maglia numero 14 per Prosineschi. Pagliuca, e 2-0 della Croazia, ancora impreparata la nostra nazionale, ha rimesso verso il centro Stima, c'è Zucker ancora implacabile, ha messo dentro di testa al tredicesimo del secondo tempo, doppietta di Zucker. Rivediamo il tiro d'angolo, Pagliuca che allontana da quest'altra parte, Stimac rimette in mezzo e ancora Zucker di testa mette dentro, 2-0. Applausi del pubblico della favorita. Grande riflesso, doppietta di Zucker. Eccolo esultante. E bisogna dire che questo secondo gol della Croazia è arrivato a premiare un gran momento di gioco dei nostri avversari. Casiraghi, durissima ora, fallo su di lui. Roberto Baggio. Parte il cross e c'è la respinta del portiere, caricato forse da Casiraghi. Ladic comunque è riuscito a respingere. Colpo di testa di Maldini due volte. Ora si gioca con straordinario accanimento, ancora Jurcevic alla caccia del pallone, Di Matteo, Maldini, Donadoni. Dietro, ma Jurcevic ancora anticipa i nostri, va Jurcevic, costringe al fallo Donadoni. A terra Jurcevic,
Kineo sa che il giocatore croato non si è fatto male, quindi comanda subito la ripresa del gioco. Jurcevic si alza immediatamente. Boban. Jurcevic, Maldini, Dino Baggio, Donadoni, Dino Baggio, ancora Donadoni da porre in pallo, Maldini, attaccato subito da Asanovic, palla per Pagliuca. Il suo rilancio, il colpo di testa altissimo di Casiraghi, ma sulla palla è pronto Mladenovic, il nuovo entrato che tenta di lanciare Jurcevic, il quale non scatta anche perché ha corso come un dannato. Panucci, Dino Baggio, Maldini, cerca e trova in qualche modo, nonostante la deviazione di Schuker, Negro, Di Matteo, Dino Baggio, Casiraghi, ancora Dino Baggio, largo per Negro, Negro per Roberto Baggio. Terra Roberto Baggio, mantiene il possesso del pallone, ma c'è l'immediato raddoppio dei croati. Recupera la palla caparbiamente lo stesso Baggio, poi Lombardo tenta di prolungare in profondità per Negro e ora le proteste del pubblico di Palermo sono sonore e giustificatissime. Ivic. Jacopo. Eccomi qua Bruno. Situazione in panchina. È un Sacchi quasi rassegnato in questo momento, direi. Non c'è molto altro da aggiungere, non riesce proprio niente, il suo lavoro, i suoi sforzi non si concretizzano in campo e quindi il resto l'hai raccontato tu. Mladenovic intanto ha dato a Jurcevic, che è riuscito a trattenere in campo il pallone, mentre vedete lo scoramento dipinto sui volti della nostra panchina. 17 minuti del secondo tempo, allo stadio della favorita di Palermo, la Croazia sta vincendo per 2-0 sull'Italia. Doppietta di Šuker. Con grande calma Brajkovic. Poi Boban. Maldini. Panucci. Fermato immediatamente da Brajkovic, ma c'è Donadoni. Maldini. Di Matteo. Negro. Roberto Baggio, Di Matteo, dentro il rinvio di Stimac, la palla in fallo laterale. La rimessa di Negro. Di Matteo. Colpo di testa di Brajkovic, di Jurcevic, la palla per Dino Baggio. Verso Roberto, ancora Dino, prova il tiro, si coordina e blocca senza difficoltà Ladic. Jarni. Volata di Jarni, Negro su di lui, lo ferma in fallo laterale, la rimessa è della Croazia. E alternano anche il modo di interpretare la partita ai croati con improvvise verticalizzazioni e altri momenti invece di rallentamento. Šuker. Fermato, Negro, Di Matteo, Roberto Baggio, Donadoni, Panucci, e non c'è respiro per i nostri, vedete il pressing dei croati, Maldini, Di Matteo, Negro, va a chiudere Boban, lancio per Lombardo, molto largo, Lombardo riesce a trattenere il pallone in campo. Va al cross il colpo di testa di Stimac, palla fuori ma fallo di Mladenovic e calcio di punizione per l'Italia. 19 minuti del secondo tempo, 2-0 per la Croazia.
Pronto a battere la punizione Roberto Baggio per Dino Baggio. Il destino alto. E intanto vedete che c'è molto nervosismo in campo. I giocatori croati si lamentano con Panucci in particolare. Rivediamo. Tiro alto e Panucci era andato a spingere la barriera formata dai giocatori della Croazia. Con calma Ladic, uno dei pochi giocatori che non militano all'estero, gioca con il Croazia di Zagabria, l'ex Dinamo. Negro, sicuramente tra i migliori dei nostri, fermato Casiraghi, poi Boban, Maldini, Di Matteo, fermato anche Di Matteo, Panucci. Panucci verso Di Matteo, vedete con quanta difficoltà guadagniamo terreno. Maldini, Negro, Lombardo, aveva cominciato bene, Dino Baggio. Rimessa per la Croazia. Mladenovic, Boban, in profondità scatta Suker che va su tutti i palloni e mette in difficoltà, vedete, Costa Curta, riuscendo anche ad anticiparlo, ma in gioco pericoloso, calcio di punizione. Ma Suker è un'autentica spina nel fianco della difesa italiana, due gol per lui, va alla caccia di tutti i palloni, anche di quelli apparentemente persi. Dino Baggio in profondità per Roberto, vedete subito il raddoppio, buono il lavoro di Roberto, fallo su di lui da parte di Boban, ammonito Boban, ammonizione per Boban, il secondo giocatore ammonito nel primo minuto di gioco, era stato ammonito Jarni, a testimonianza del grande impegno di tutti i croati, ma in particolare di quelli che militano nel campionato italiano. Proprio Jarni e Boban, giocatori della Juventus e del Milan, sono finiti sul taccuino di Kinyu. Fa da sponda Casiraghi, ma trova un croato. E precisamente Asanovic, profonda fuga di Asanovic. Vedete Suker che si è smarcato sulla sinistra. Va a cercarlo Costa Curta, il traversone per la presa di Pagliuca. Dino Baggio, Jurcevic su di lui, palla profonda. E non si capiscano Roberto Baggio e Casiraghi. Jerkan viene fuori da gran signore. Boban, ancora una verticalizzazione di Jarni e il fallo di Costa Curta che poi va a scusarsi, ma l'ammonizione ci sta tutta e arriva. ...23 minuti nel corso del secondo tempo... ...Croazia in vantaggio per 2-0... ...Italia che non dà l'impressione di sapere organizzare... ...un'adeguata controffensiva... ...ma naturalmente bisogna dire... ...prima di qualsiasi giudizio sugli italiani... ...bravi, molto bravi i croati... ...Boban... e lascia partire un tiro insidiosissimo con palla a spiovere che termina di poco a fondo campo. Vedete la parabola. Stimaz, Jarni, Asanovic, si concede anche qualche finezza, combina con Boban che trova Jarni in profondità per Suker, il colpo di testa di Maldini, quindi Costa Curta, Roberto Baggio, Dino Baggio fermato dallo splendido Boban, lancio di Boban leggermente troppo corto, deviazione di testa all'indietro di Costa Curta e intervento di Pagliuca che dà a Negro. 24 minuti e mezzo nella ripresa, 2-0 per la Croazia, avanza Costa Curta,
pochi schemi ormai nei nostri, si gioca con l'orgoglio Di Matteo. Donadoni, serie di rimpalli, Boban di tacco addirittura per Jerkan, poi Asanovic, saltato Di Matteo, cambia gioco da quest'altra parte cercando Jurcevic, c'è l'arresto di Maldini, Jurcevic gli ruba la palla, entra in area di rigore, costringe in angolo Panucci, ma non c'è tiro dalla bandierina, evidentemente l'ultimo tocco è stato del giocatore Jurcevic. Costa Curta, Dino Baggio, Costa Curta, Donadoni, profondo, comodo, Stimac, Brajkovic, Stimac, Maldini, è giudicato irregolare l'intervento di Mladenovic. E vedete anche Paolo Maldini, sicuramente uno dei migliori giocatori prodotti dal calcio italiano in questi ultimi anni, in sofferenza. Negro, Lombardo, c'è il fallo di Asanovic, la posizione che sta per essere battuta da Lombardo. E arriva il lontanissimo Roberto Baggio a battere. C'è una deviazione, il colpo di testa finale di Panucci, la palla sul fondo, e chiaramente i nostri ora sono in difficoltà anche sul piano psicologico. C'è sì dentro tanta rabbia, tanta voglia di riscatto, ma c'è anche un senso di impotenza, visto che la Croazia non dà segni di cedimento, dimostra una grande padronanza nell'interpretazione della partita. Šuker, grande giocata ancora, Jarni, parte il cross arretrato per Mladenovic, può ripartire Donadoni, Stimac, non ci siamo più, squadra fra l'altro molto allungata, croati che capiscono il difficile momento degli azzurri e vedete cercano di mettere in ulteriore difficoltà con lunghi palleggi. Costa Curta, Maldini, ancora un anticipo di Brajkovic, una ripartenza veloce di Boban, Boban cerca di tagliare da quest'altra parte, poi riconquista il pallone, lo dà Jurcevic che zappa un po' il terreno tentando la conclusione. Ecco il giocatore del Salisburgo, si sgolano Sacchi e Carmignani. Donadoni, Dino Baggio, Roberto Baggio in profondità, chiude Bilic, lo disturba Lombardo, viene a sostegno Costa Curta, tocca centralmente per Di Matteo di prima, per l'ennesimo colpo di testa di Brajkovic. Maldini, colpo di testa a seguire di Panucci, poi l'intervento di Jerkan che sempre di testa consente la presa al portiere Ladic. Jacopo, hai qualcosa da dirmi? Sì, Enrico Sacchi ha chiesto, nonostante manchi poco più di un quarto d'ora, ha chiesto ai suoi di girare palla, di entrare sì naturalmente in velocità, però di non fare lanci lunghi, perché tanto quando si fanno lanci lunghi i palloni diventano inevitabilmente preda della difesa avversaria. In effetti i tre difensori centrali della Croazia sono stati fortissimi, Di Matteo non filtra il pallone, la rimessa comunque è italiana, la va ad effettuare Di Matteo, Lombardo, Di Matteo, parte un traversone sul quale c'è il colpo di testa di Casiraghi che però si appoggia a giudizio di Chiniu sulla schiena dell'avversario, e c'è alle viste una nuova sostituzione. Vedete la pittoresca gestualità di Ivic che sta catechizzando il giocatore che sta per entrare in campo. Si tratta di una punta, il numero 15
Kotznoku, che gioca in Francia con il Caen. Panucci, Donadoni. Siamo sempre sul 2-0 per la Croazia quando siamo vicinissimi alla mezz'ora di gioco della ripresa. Donadoni cambia gioco a cercare il lontanissimo Negro. Va a chiudere Asanovic, palla in profondità, l'intervento in copertura di Stimac, la palla fatta pervenire a Boban. Boban la calibra per Šuker, grande movimento ancora di Šuker che va via a Costa Curta, applausi a Šuker che poi ha tentato addirittura di beffare Pagliuca. Intervento di Kiniu, c'è stato uno scontro tra Bilic e Casiraghi e il calcio di punizione è per l'Italia. A terra Bilic, si rialza, rivediamo. Ecco lo scontro, no, il calcio di punizione giustamente a favore della Croazia. Vedete i croati come giochicchiano con grande esperienza, sono tra l'altro maestri anche nell'innervosire gli avversari. Il colpo di testa di Negro per Pagliuca, meno di un quarto d'ora alla fine e l'Italia è sotto per 2-0. Bilic, Lombardo e Asanovic, fallo di Asanovic per la battuta di Matteo. Arriva poi Baggio. Salta Casiraghi, ma lo disturba Stimac e poi il portiere Ladic. Portiere Ladic, sulle cui qualità non eravamo informati, e se le cose continuano ad andare avanti così ne sapremo quanto prima anche dopo la fine di questa partita, perché non è mai stato seriamente impegnato. Ancora Šuker verso Jurcevic, palla che carambola all'indietro, Pagliuca. Pagliuca invece ha fatto un intervento portentoso su una grande conclusione di Šuker. Negro, Di Matteo, Costa Curta, Di Matteo, scambiano ancora i due, Costa Curta, cerca di farsi vedere Donadoni. Non la molla Brajkovic, viene a sovrapporsi addirittura Costa Curta in posizione di ala sinistra, ma la combinazione non riesce. E anche questa giocata, pur lodevole per l'impegno di Costa Curta, è l'indiretta testimonianza che ormai nella nostra squadra è saltato un po' tutto. Rinvio di Ladic. Costa Curta, Panucci, Di Matteo. Buon lavoro di Di Matteo, palla poi per Baggio, Casiraghi, Dino Baggio, niente da fare. È ferrea la morsa dei difensori centrali della Croazia. Boban anticipato, ma il tocco all'indietro è per Jerkan, ancora per il portiere Ladic, va subito al rinvio, lo svirgola un po' il colpo di testa di Casiraghi, che però dà a Stimac Maldini. E adesso diventa imbarazzante il modo di stare in campo degli azzurri. Negro, Lombardo, Jarnis di lui, cerca spazio Lombardo, disimpegna su Di Matteo e ora viene in avanti Maldini. Donadoni, buon suggerimento per Negro, posizione regolare, saltato anche il portiere, poi Baggio, niente da fare, e ormai il gol sembrava fatto, ma la conclusione di Roberto Baggio è stata ribattuta sulla linea da un avversario. Vedete intanto che forse c'era la posizione regolare in partenza di Negro, di Panucci. Negro comunque era in posizione regolare, il tiro di Baggio, ed è stato Jerkan ancora a respingere. Di Matteo, Lombardo,
Di Matteo. Donadoni. Di Matteo. Costa Curta. Negro, bravo nella precedente circostanza. Pallonetto profondo, Baggio. E poi si concede addirittura il lusso di tre palleggi a porta vuota Brajkovic prima di mettere in fallo laterale. Però due occasioni nitide, le più nitide dell'intera partita in quest'ultimo minuto per gli azzurri. Siamo al 35esimo del secondo tempo, la Croazia vince per 2-0. Niente da dire, la Croazia ha interpretato la partita come doveva, anche con una robusta dose di cinismo. Si è difesa irrobustendo la retroguardia, ma mai rinunciando a venire fuori anche con delle azioni manovrate. Di Matteo. L'Italia invece ha cozzato con grande volontà ma scarsa lucidità contro la muraglia degli avversari. Donadoni. Roberto Baggio guadagna un calcio di punizione con molto mestiere, bisogna dire. Opportunità per Roberto Baggio da una posizione, avete visto che Roberto Baggio è entrato in contatto con l'avversario, si è però aiutato spingendo a sua volta. Kiniu lo premia con questo calcio di punizione dal limite, la posizione vantaggiosa proprio per Roberto. I due Baggio sulla linea ribattuta, parte Roberto, finta, è venuto in avanti troppo presto Stimac. Due azzurri a disturbare gli slavi e ancora c'è, ora ci scapperà qualche ammonizione. Ammonito Stimac. Vedete che Panucci e Maldini sono a disturbare la barriera. Parte il tiro di Roberto, ancora Roberto, serie di rimpalli, non filtra il pallone. Jarni lo scaraventa lontano. Costa Curta per la rimessa su Negro. Poi Costa Curta, l'uscita di Ladic. 38 minuti nel secondo tempo allo stadio della favorita di Palermo. La Croazia sta conducendo per 2-0 nei confronti dell'Italia. Doppietta di Suker. Gara interpretata in costante chiave offensiva da parte degli azzurri, che però raramente sono riusciti a rendersi pericolosi. Costa Curta. Negro. Di Matteo. Panucci. Donadoni. Roberto Baggio. Il rinvio di Bilic direttamente in fallo laterale. Ora la Croazia ha ulteriormente arretrato il raggio della propria azione, naviga sul rassicurante vantaggio di 2-0 e quindi tenta di arrivare al 90esimo indenne. Donadoni, sempre Donadoni, da quest'altra parte per Maldini. Parte il traversone di Maldini direttamente a fondo campo. Già in due occasioni si sono venuti a trovare nella zona dell'ala sinistra i nostri due difensori centrali, e se questo è il segno di una chiara buona volontà da parte di tutti gli azzurri, è anche il segno che gli schemi sono saltati. Dino Baggio, colpo di testa dell'implacabile Bilic, la palla per Hasanović,
l'intervento in copertura di Lombardo, tenta di andare ora in velocità Lombardo, lo aspetta Stimaz, lo ferma, davanti ancora Asanovic, mantiene il possesso del pallone, chiama in causa Boban con calma su Jarni, all'indietro per Stimaz, nuovamente Jarni sulla sua ala a cercare la giocata di Mladenovic, che subisce fallo da Negro, calcio di punizione per la Croazia. E vedete che quando hanno la possibilità i croati rallentano il gioco, vanno a cercare di far respirare la propria retroguardia e di guadagnare magari qualche calcio di punizione, come in questo caso. Jarni lunghissimo da quest'altra parte, Sucar ancora solo, batte al volo sul fondo. Applausi del pubblico di Palermo per questo giocatore in particolare, autore di una doppietta, ma per l'intera squadra della Croazia. Vedete Jarni con quanta precisione peschi Sucar solo, che tenta la battuta al volo con il sinistro sbagliandola. Panucci, Lombardo, Roberto Baggio, ancora fermato. Questa curta troppo lungo il lancio. Comincia ora a scollare, deluso il pubblico di Palermo. 41 minuti nel corso del secondo tempo, la Croazia vince per 2-0. Tocco all'indietro per il portiere Ladic, colpo di testa di Costa Curta, Boban anticipato da Dino Baggio, poi Di Matteo, Lombardo, Di Matteo, ma il gioco è molto confuso. Maldini, ancora una sortita, fermato, resiste, tocca all'indietro a Panucci, sbaglio di Panucci, Sucar, Asanovic, Boban, e ora c'è questa irridente Melina. A terra Roberto Baggio, poi il lancio in profondità di Stimaz, Costa Curta, e gli applausi di sortita della favorita si trasformano in fischi. Costa Curta, Negro, parte il cross lunghissimo, stacca Casiraghi che va a caricare Ladic in uscita, c'è carica sul portiere, rivediamo, vedete che si proietta direttamente sul portiere in uscita Casiraghi e offre l'opportunità a Ladic di guadagnare qualche altro secondo. Impietrito Sacchi, e in considerazione del fatto che abbiamo già perso un punto con la Slovenia, questa sconfitta con la Croazia, sconfitta interna, potrebbe risultare pericolosissima per la nostra nazionale. L'Ucraina è una formazione da tenere d'occhio, ha cominciato molto male, ma poi sta recuperando ora pian piano tutti i suoi effettivi che giocano all'estero e quindi potrebbe diventare una nazionale competitiva. E d'altra parte, come abbiamo già verificato oltre che stasera con la Croazia anche con la Slovenia, non si può dare per vinta nessuna partita, quale che sia l'avversario. Festeggiano i sostenitori della Croazia e ne hanno naturalmente tutto il diritto. 44 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Croazia 2 Italia 0. Panucci, Brajkovic, Costa Curta, Negro, Costa Curta, Paranegro, il cross, Donadoni, ancora Donadoni, Roberto Baggio anticipato, e poi vedete con quanta proprietà, qui commette fallo però, si è venuto fuori, proprietà di palleggio, si è venuto fuori Stimac dalla propria area, mentre Ivic
in piedi, vedete, non cessa di dare indicazioni ai suoi. Calcio di punizione per il fallo di Stimaz, punizione battuta da Donadoni, ancora Donadoni, da in mezzo, recupera Boban, Sukar, esterno verso il centro, Costa Curta, mette fuori tempo con una finta Mladenovic, scambia con Negro, da Di Matteo, largo per Donadoni, ancora Di Matteo, sbaglia, tempo scaduto, fischi ora dalla favorita. Non si poteva chiedere maggior pazienza ai tifosi palermitani, che a lungo hanno continuato ad applaudire e incitare la nostra nazionale. Ora però sfogano la loro delusione con qualche bordata di fischi. Negro, Di Matteo, ferma il suo lancio Boban, gran signore del centrocampo. Negro ancora, deve vedersela con Jarni, va verso il fondo, effettua un buon traversone sul quale però Ladic è pronto alla presa. Un minuto di recupero nel secondo tempo, 2-0 il risultato per la Croazia. È un risultato che tutto sommato i croati hanno meritato, anche se in effetti hanno disputato una gara di quasi esclusivo contenimento, ma hanno saputo interpretarla con straordinarie coperture difensive e con alcune azioni in contropiede davvero pericolose. Impermeabile il pacchetto dei tre difensori centrali, Stimat, Jerkan e Bilic, molto bravi i due esterni Brajkovic e Jarni. Donadoni fermato da Jurcevic, cambio astuto, Ivic approfitta di qualsiasi possibilità a sua disposizione e manda in campo a tempo abbondantemente scaduto Kosniku, vedete, al posto di Jurcevic. Applausi per Jurcevic al 47esimo del secondo tempo, evidentemente per rompere ulteriormente il ritmo all'Italia. Ivic manda in campo al posto di Jurcevic Kosniku. Roberto Baggio, Panucci, caricato, calcio di punizione, si porta verso il centro dell'area Panucci, batte la punizione Donadoni, mischia furibonda e gol! Gol di Dino Baggio a tempo scaduto. Tempo abbondantemente scaduto, Dino Baggio che vedete inquadrato, di mezza in ritardo, ecco il calcio di punizione di Donadoni, palla toccata da Panucci e messa poi dentro da Dino Baggio. Vediamo ancora, vedete Panucci che prolunga e Dino Baggio ben appostato che segna il gol della bandiera per l'Italia. Resta da giocare ancora qualche scampolo di partita. Macchiniu gela ogni residua esile speranza, sanzionando con il fischio finale la vittoria della Croazia. Jacopo Volpi. Eccomi qua, Arrigo. Un compito impietoso il mio, anche il tuo. C'è qualcosa da salvare in questa serata, un grande impegno finale, però il resto non ha funzionato. Ha giocato meglio loro.